Ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, più esattamente da Berat, Albania. Ci stiamo spostando sempre più a sud, il nostro viaggio continua e oggi siamo qui in questo paesello, secondo me molto molto bello. Paesello tra virgolette perché ha circa 65.000 abitanti e questa cittadina che si sviluppa lungo il fiume Osum. Siamo circa nel centro dell'Albania ed è super turistica. Ancora non ho mai visto così tanti turisti concentrati da quando siamo qui in Albania. E la caratteristica principale di Berat, come avete probabilmente già notato dalle mie spalle, sono tutte queste casette bianche ottomane che danno veramente una bella immagine, ti è, sembra una cartolina, non so perché, ma mi danno tipo il mood di casette che si trovano nei film d'animazione giapponesi, tutte bianche con le finestre in legno, tetti a spioventi, molto carine. Altra caratteristica di Berat è la città vecchia con il castello lassù in cima alla collinina, dove adesso andremo probabilmente in macchina perché a piedi non ci abbiamo voglia, non ci abbiamo tempo soprattutto. Ma quel tipo aveva un pollo sul manubrio della bicicletta. Ah, che bella l'Albania. Comunque secondo me Berat deve essere tantissima roba la notte, con tutte queste casettine che si illuminano con le finestrine belle gialle. Magari d'inverno con un po' di nebbiolina. Magari sto romanticizzando troppo questo paesello. Guarda la gobbetta a concentrazione. Va bon? Volevo provarci, devo diventare anch'io. Ho schillato. Si allenano i polpacci a Berat. Non rende mai nella vita. Questa sarebbe una bella pettata a fare a piedi, eh. Questa è la pendenza. Abbiamo fatto un giro per Berat bassa, Berat scalo. Molto carina, viuzze con ristoranti, negozietti vari, ostelli. Non c'è niente di che, adesso ci spostiamo alla parte alta, penso a Berat vecchia, per andare a mangiare. Mood! Ragazzi, benvenuti a Monteriggioni. Non capisce l'italiano, devo parlare in albanese. Subini 1-10, te lo compri. Cosa? E te lo bevi. Cosa? No, no, il pisci. 3, 2, 1, 4. Ultima missione prima di mangiare, piccolo girettino alla Berat vecchia ovviamente, e al momento vi posso dire che è una delle cittadine più carine che si è visitata qui in Albania. Tranquilla, sì, ci sono i turisti, però molto caratteristica, unica nel suo genere, quindi molto piacevole tutte queste viuzzine con i locali che ti vendono i souvenir. E soprattutto si trova all'interno della cinta muraria che ospita dei veramente belli affacci sulla città nuova, che onestamente non pensavo fosse così grande. Caruccia, quelle là sono tutte le casettine che si vedevano dal ponte. Guarda come ondeggia nel vento la bandiera dell'Albania, le due aquile. Maestosa. Buongiorno. Adesso è arrivato il momento che tutti noi stiamo aspettando. Cibo dal restaurant Onofre 92. Probabilmente è il classico ristorante turistico di Berat, però secondo me in Albania dove si casca bene. Cioè ancora non c'è così tanto turismo da fare trappole per turisti. Ci siamo. Olle. Così, direttamente sulla strada, coi tappeti davanti. Menù alla mano. Ovviamente c'è la traduzione in inglese. Prezzi comunque che si aggirano tutti intorno ai 300-400. Massimo questo qui 1500. Però è tipo la roba mista, è enorme. Quindi di media fra i 2,80€ e 3,80€. Che cos'era? Allora non so cosa è successo, io volevo scegliere gli ingredienti, cioè i piatti, però c'è tipo un'opzione con 3000 leche. Tutto ci ha detto. Tutto 3000 leche che sarebbero 30€, poco meno di 30 euro in totale, quindi diviso 4 sono 6 euro e qualcosa a testa. Non so che succederà, ragazzi, ho un po' paura. Check del bagno. Oh, easy. Sciacquone così è veramente un altro stile. Che ti ha dato? Cos'è? Vai, fai assaggiare. Mi ha detto very good water. Benzina. Tutti. Ah, detto che dobbiamo prenderlo tutti. Io cedo intanto. No, vai. Voglio vedere prima la tua faccia. Ragazzi, ma sto con un voto si muore. Il video. No, raga, ma alcol puro. Per stasera cosa? Ma sei scemo? Ma alcol. Non è abituato, ragazzo. Porco due. Buono, facile. Buono.
fa bene al cuore. No, in come ti dico, altro che ubriaco. Però vedi, è questo quello che intendo. Cioè, nonostante siamo in una meta turistica, cioè, c'è questo signore che ti tratta come se fossi a casa. E cioè, robe così in trappole per turisti in Italia non succederebbero mai. Adesso vediamo il cibo se sarà buono. Ancora a piatto. Perfetto. Grazie. È incredibilmente buono quella roba lì. I piatti di cibo sono arrivati belli ignoranti. Ci sono assaggi di un po' tutto il menù e vediamo un po' che succede. Polpettino. No, bello rossiccio. Polletto. Salto il pollo. Io chiedo, capo, gli dici. Ah, pure l'acqua. Oh, mettimi qua in castro lì. Oh, bello. Un po' di risino. Qui e l'uomo vive. Ma voglio iniziare, voglio iniziare. Che imbarazzo della scelta. Polletto, così agile. Polletto rinforzante. Ossettino pulito. Quello bello polposo. Peperone così. Painozzo con peperoni e questo piatto penso ci sia il formaggio tipo. Quelli saporiti. Fagioli classici. Ho già assaggiato tutto. Ah, tutto. Quella è la cosa migliore. Un po' di tutto. Questa cosa qui è una bomba, super saporita. Il peperone ripieno c'ha quel piccante che spacca. Il resto un po' sì, sono melanzane, verdure. Però ci sta, tutto insieme ha senso il piatto intero. Bene, bene. Questa è cucina caserezza. Cos'è questo? No. Una specialità di casa. Voglio provare la musaca, che sarebbe questa sorta di lasagna con la carne e formaggio. Una lasagna albanese. Dicono che questa sia no. Formaggiosa, molto formaggiosa. Qua è il sotto. La scrocchiarella sopra sembra tipo una frittata di pasta. È particolare, eh? C'ho delle erbettine dentro che danno un bel tocco pungente col formaggio anche. What is the name? Constantin. Constantin, ok. Cocio Constantin Costaic Sit Doni Montafroist. Aberat. Okay. Aberat. Castello. Castello. Okay. No, Castello si chiama. Castello. Ok. Castello. Castello. Persondeti. Viva Italia! Grazie. Avete grazie in Albanian? Faleminderit. Saliminderit. Faleminderit. Saliminderit. Saliminderit. No, dai, complessivamente c'è. Cioè, il cibo non è male. Poco meno di 30 euro tutto questo. Ci sto dentro. Il riso mi ricorda il riso della Kamst. È buonissimo, quindi. Mi hanno detto che questa polpetta è essere molto buona. Sembra bella ignorante. Crosticina esterna, bella strong. Il dentro è saporito. No, giusta, con un po' di verdurine anche, no? La mangi quella? Sì. Cazzo. Grazie. Bello ignorante, bello unto questo. Cannellone tutto bello formaggioso. Volevo assaggiare questo bel peperone ripieno, fillato di riso. Oddio, l'ho sfondato, l'ho esploso. Forse andava sciottato il peperone. Serve un tozzo di pane. Spinge sto peperone, eh. C'è un po' pizzicantino. Non so cosa succederà adesso che me lo sciotto metà. Però buon appetito, visto che ancora non l'avevamo detto. Io quando ci sono questi piattini misti dove alla fine si raggruppa il sugo di uno, resti di altri piatti col sugo dell'altro, vado in brodo di giuggiole. Tutti i sapori belli mischiati. Qui che abbiamo? Una carcassa. Questo Beyrek com'è? Che mi dite? Beyrek da castello. Un po' più delicato di quello. Meglio. Con le erbette, no? Meglio, meglio. Bello unto. Adesso è rimasta questa melanzana ripiena. Anche questa bella super mega unta. Se facessi una roba del genere, qualcuno avrebbe da ridire. Hai da ridire? No. Ok. Melanzana bella sfinita alla cottura, diventava bella cremosa. Tutte le verdure sono amalgamate con la melanzana che è diventata super mega cremosa, veramente. È arrivata pure gente di esperienza. Siamo soddisfatti, adesso bisogna finire con questo cannellone. Questo fatto con Santa Lucia Light. Per sgrassare. Bello consistente. L'abbiamo lasciato qui freddare un pochino. Minchia. L'impasto bello non è il cannellone nostro, che è un po' timidino. Si fa sentire l'impasto. Questo l'abbiamo ordinato fuori menù. C'è una dose generosa di formaggio. La carne si sente, riporta quel ricordo di polpetta. Se non ci fosse così tanto formaggio sarebbe tanta roba. È molto laido. Sai qual è il problema di questo cibo più che altro? È che quando spingono quei sapori ti convince. Dici,
ok, a loro perché. Quando invece stanno un po' più mid, dici sì, potrei, ma anche non lo ordinerei normalmente. Quindi esatto, anche di questo piatto quello che è avanzato è esattamente quello che non hanno spinto di sapore. Qui adesso quegli altri con più spinta, diciamo, li appresti subito. Oh, yak, maschio o femmina? No. Maschio o femmina? Femmina. Maschio. Ok. Femmina? Femmina. Femmina. Così nasce una femmina, yak. Allora, il cibo annientato. Qui rimangono solamente gli ossicini. Cioè adesso giriamo la testa e scegliamo i dolcetti. Questo è il nostro tradizionale. Okay. Le vaniche, da piccolo mia mamma o genitori ogni festa lo fanno. Ah, ah, okay. Come in Italia, hai compleanno il tiramisù la nonna. Ok, okay. certo. Allora questo sì. Sarebbe... C'è solamente un dolce qui? Ah, si va a provare più tipologie. È quello di casa questo. Molto, uno dei primi. Ah, aperto uno dei primi locali qui a Castello. Ah, vabbè. Sì, no, infatti, infatti. Io per quello che porto i miei vecchi qui. Eccolo. Grazie. Assaggiate, poi se vi piace. Sì, prendo altro. Torta di vanille super tipica di qui. E vediamo un po'. Insuppata di non so cosa, quindi lo scopriremo. Però non di che. Molto dolce, zuccherina, bella soffice. Sì, comunque una torta semplice a base di pan di Spagna. Sotto non capisco cos'è. Cioccolato, penso. A base al cioccolato, quindi c'è questo contrasto amarognolo che è molto piacevole. È tutto bene lo sciroppettino. Qui in Albania gli garmo i dolci insuppati. Insuppati nella roba. Lo zucchero. C'è anche un po' di miele, eh? Buono. Ma è una luveria questa. Come? È una luveria. Che è luveria? È una roba golosa proprio che ti fa il regalo, capito? Ah, okay. È una luveria, proprio super golosa. È proprio da merenda quando sei bambino, sì, a pomeriggio. Bravo. Quella merenda, che sei capito? Molto buona. Eh no, non dovevi fare così. Hai... Ma ti stai non dovevi... fa così. Ma Salmeni. No. Salmeni. Salmeni. Buona. Gustosa. Ah, sembra dico. Molto la zampera della mamma al cioccolato, bagnata esatto, con il fondino del latte. Bravo, bravo, il bravo. Del... A me ricorda la Kinder Paradiso. A tutto. Perciò pranzettino fatto a Berat Castello, conto finale 3950 lek, che sarebbe una cosa come 36 euro, 9 euro a testa per quei due piatti misti, il cannellone extra, 3 a 4 acque e il dolcettino. Perciò ragazzoli, qui da Berat io vi dico che è tutto, spero che vi sia piaciuto questo video e se vi dite a mangiare vi consiglio questo posticino, anche se ce ne sono altri da scoprire in giro per la città che oggi purtroppo erano chiusi, però dai, soddisfatti? Sì. Dai. Vamos! Verso altre mete adesso e noi come al solito ci vediamo prossimamente in un nuovo bellissimo video. Arrivederci.